Radio Nostalgia presenta Pasticciando con il Bando. Ci siamo, buongiorno, buon martedì. Ciao, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti e tutte. Siamo in preparazione, weekend di Pasqua, sì. Chi c'è sabato mattina con noi, lo sai già? Allora dillo, dai dillo. Abbiamo la chef di Cavide, agriturismo qua a Caprognano, a Fosdinova. Vabbè, ma noi oggi viviamo il giorno che stiamo vivendo, il martedì. Che cosa ci prepari oggi? Pan di Spagna, perché facciamo oggi il pan di Spagna. Lunedì prossimo, martedì prossimo, dovrete stare collegate e collegati perché con questo pan di Spagna faremo un dolce. Ah, ok, oggi vi facciamo la base, settimana prossima ve la chiudiamo, così la tenete lì che il pan di Spagna si può tenere una settimana nel frigo. Non dire di no. Vabbè, intanto vi fate delle prove. Ok, poi lo potete mettere sotto vuoto, però allora, no, lo potete mettere sotto vuoto e poi congelare un po' troppo. Va bene, dai. Allora vediamo come fa il pan di Spagna Bandoni. Ingredienti: 6 uova, pizzico di sale, vanillina, 160 grammi di zucchero, poi 160 grammi di farinace, diviso in questo modo: 50% farina, 50% fecola di patate. Ok, perfetto. Dico una cosa che non si dovrebbe dire, ma la diciamo. Per chi ha paura che il composto non rimanga bello lievitato, che si sgonfia, una mezza bustina di lievito mettiamocela. Ok, attenzione, okay. È scritto questo pardone. Okay. Allora, se abbiamo una planetaria, mettiamo le uova intere a montare con lo zucchero. Se non ve la siete ancora comprata dopo tutte le volte che lo dice, cioè veramente, cioè, che balle. Altrimenti si fa così: prima montiamo i rossi con lo zucchero, poi montiamo i bianchi a neve ferma, andiamo a incorporare dall'alto verso il basso, movimenti leggeri, piano, per evitare che si smonti, poi andiamo a incorporare le due farine. Ok, intanto posizioniamo a 160 il nostro forno. Ok, vi ripeto, se avete paura che non lievita, aggiungete questa mezza bustina di lievito. Mezza, non di più. 30, massimo 40 minuti. Quando è bello dorato in superficie, facciamo lo stuzzicadenti. Prova, lo lasciamo raffreddare. E questo è il pan di Spagna pronto per lunedì, per martedì prossimo. Per martedì prossimo. Ok, va bene? Restate incollati alla radio perché noi torniamo sabato mattina. Ovviamente, lo spiego già, faremo un dolce con l'ananas, crema e ananas. Che ci sta dopo la Pasqua, leggero. Va bene, va bene. Ale, ci vediamo sabato mattina, sempre qui su Nostalgia. Ciao. Radio Nostalgia vi ha presentato Pasticciando con il Bando.